Via Verde, atto finale, mezzi al lavoro per risolvere il punto più critico in contrada Lago Dragoni di Torino di Sangro, interrotto per 2,5 km causa frane, erosione e smottamenti. Eppure non mancano le perplessità per investimenti da oltre 1 milione di euro, progetto che vede una barriera radente di enormi massi per ricostruire il tracciato ora inesistente, ma che potrebbe risultare fragile dalla vita breve, solo un palliativo in una zona da studiare invece con cura, oggetto di imponenti frane nel passato e di movimenti di rotazione in atto. La parete sabbiosa sulla quale poggerà la pista ciclopedonale è infatti zona di accumulo della grande frana del 1916 che si è riattivata con una duplice preoccupante azione sia di erosione marina che di spostamento della collina verso il mare. Il geologo Gigi Carabba da anni segnala questa criticità, ma è rimasto praticamente inascoltato. Gli interventi che vediamo di messa in sicurezza della linea di costa con massi ciclopici sono dei palliativi, non sono definitivi. Non dico che non vanno fatti, ma parallelamente a questi bisogna studiare con attenzione la cinematica del movimento franoso, altrimenti questa difesa al piede del versante ha solo fine di tutelare il relitto dell'area di risulta della ferrovia, è un consolidamento destinato a fallire nel tempo. Sono soldi che andranno buttati per non risolvere il problema che, come poc'anzi detto e come ho accennato anche in altre occasioni, è un problema molto esteso che riguarda l'intera cinematica, l'intera evoluzione geostatica di tutto il pensiero. Altro fenomeno sottovalutato dai tecnici e dai progettisti della Via Verde sono i pozzi drenanti costruiti ai primi del Novecento da Ferrovie dello Stato, negligentemente richiusi, con conseguente raccolta delle acque inefficiente. Infiltrazioni che rendono la zona fortemente a rischio, come evidenziato dalle originarie difese della costa con mura ciclopiche, ora disarticolate, conseguenza di un movimento del versante che la massicciata in via di realizzazione riuscirà a limitare per breve tempo. Propongo di analizzare con cura, certosinamente, diligentemente, intelligentemente, dal punto di vista geologico e ingegneristico, la cinematica del movimento franoso. Prima di fare le opere, bisogna capire cosa avviene, prima di mettere delle forze in atto tese a contenere il movimento. Bisogna capire qual è il movimento. Anche Italia Nostra prende posizione contestando interventi di difesa solo palliativi, tra l'altro non omogenei e senza studi accurati preventivi, il presidente della sezione di Lanciano, Pierluigi Vinciguerra. Anche il nazionale su questo intervento, che non è qualificante, ma è qualificante quasi e solo esclusivamente per qualcuno che ha una villa in quella zona e che non si riesce a capire se è un papa, se è un presidente della Repubblica. Non si riesce a capire. Pare che i primi interventi si devono fare all'intorno di questa villa, mentre in tutte le altre zone interventi io non ne vedo, si vedono proprio dei palliativi, dei pennelli qua e là. Io i pennelli li metterei sulla testa di qualcun altro in seno alla regione, alla provincia e allo stesso comune che non segue attentamente tutti i vari processi di questa zona, a cominciare da quando c'era il sindaco di Rifondazione Comunista e Italia Nostra fece la battaglia per risolvere i problemi e per evitare la chiusura dei famosi pozzi drenanti delle Ferrovie dello Stato, e che lo stesso comune e la provincia, la regione se ne sono fregati altamente.